Oggi il mondo dei sistemi direzionali sta cambiando rapidamente, come stanno cambiando anche le esigenze e le aspettative da parte del mercato. Si chiede più performance e si chiede una linearità maggiore e una concentrazione maggiore sul concetto di ambiente, quindi non solo il disegno e il progetto del pezzo singolo, ma il progetto dell'ambiente in maniera più fluida e con un linguaggio più coerente. Ito è una parola di derivazione giapponese che ha significati molteplici. Diciamo che i due significati che sono quelli, secondo noi, più rispondenti e più vicini al progetto sono il concetto di punto di svolta, di milestone, come viene anche indicato, che è riferito all'azienda, è riferito all'azienda IBM che sta vivendo un momento di trasformazione importante. E l'altro concetto legato alla parola Ito è legato alla persona ed è un concetto molto importante per noi perché si vuole rimettere la persona e l'essere umano e l'utente finale al centro del progetto e non l'oggetto singolo, quindi non il pezzo ma la persona al centro del progetto. Ito è un sistema direzionale composto da diversi elementi, tra cui il tavolo, che era il protagonista principale della collezione, declinato nelle versioni fisso e regolabile in altezza, un programma di contenitori e una panca. Oltre a questi elementi esistono anche degli elementi aggregabili come questa composizione, che è composta da un tavolo fisso con un appendice regolabile in altezza, che dà una notevole flessibilità in quanto si possono svolgere durante la giornata lavorativa anche delle riunioni informali con il team. L'elemento caratteristico del sistema Ito è sicuramente la gamba. La gamba è una presenza importante. Questa forma ad H ha un suo rigore geometrico, ma ha anche delle rotondità che la rendono sicuramente una presenza interessante. Questa gamba deve poter sostenere dal punto di vista del disegno, delle proporzioni, dei rapporti tra gli elementi, sia il tavolo fisso che il tavolo regolabile in altezza. L'elemento legante tra la gamba e i piani del sistema Ito è, diciamo, la fluidità delle forme, quindi sono forme rigorose dal punto di vista geometrico, ma che hanno delle rotondità, delle raggiature che rendono questo sistema più accogliente e più caldo nelle forme.